Confronto in materia ambientale. Il Piemonte ha un garante per l'infanzia. Eletto il presidente del CAL. Nella seduta del 25 ottobre l'Assemblea regionale ha approvato con 35 sì e 8 no un ordine del giorno per valutare la situazione ambientale in Valle d'Ora, Biella. Su richiesta del capogruppo del Partito Democratico, l'assessore all'ambiente ha poi svolto una comunicazione sulla scadenza del termine, 26 ottobre, per costituirsi in giudizio da parte dell'autorità d'ambito 3 torinese in un procedimento promosso da alcuni comuni del torinese. I lavori dell'Aula si sono infine conclusi con l'effettuazione di alcune nomine, fra cui quella per il garante regionale per l'infanzia. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato il 25 ottobre un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, che impegna la Giunta regionale a incaricare ARPA Piemonte di uno studio sulla situazione ambientale in Valle d'Ora, Biella. Nell'area si è infatti sviluppata negli anni un'estesa industria estrattiva, con alcune delle cave esaurite adibite a discariche. Sollecitato dal presidente del gruppo PD, l'assessore all'ambiente ha poi svolto una comunicazione sull'autorità d'ambito 3, e in particolare sulla scadenza del termine 26 ottobre per costituirsi in giudizio in un procedimento amministrativo promosso da alcuni comuni del torinese. L'assessore ha spiegato che tale costituzione potrà essere valutata non appena gli organi del lato 3 saranno operativi e vi sarà quindi il nuovo rappresentante legale. Rita Turino è il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, eletta dall'Assemblea di Palazzo Lascaris. Il garante svolge le funzioni di promuovere la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza, di vigilare sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e delle altre convenzioni internazionali e sull'applicazione e l'attuazione delle varie norme statali e regionali in materia. Nella stessa seduta è anche stata eletta Maria Ciaramella, quale componente della Commissione di Garanzia, in sostituzione di Mario Santoro. Eletto il presidente del CAL. Si tratta di Stefano Costa, presidente della provincia del Verbano Cusio Ossola, proclamato all'unanimità alla guida del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte. La votazione si è svolta nell'aula consiliare di Palazzo Lascaris, dove è stato ribadito come il CAL rappresenti l'organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali, previsto dalla Costituzione. I 21 delegati hanno poi eletto i due vicepresidenti, Chiara Appendino in qualità di presidente della città metropolitana di Torino e Mauro Barisone, consigliere comunale di Vinovo.